Trasmettiamo il messaggio tenuto nella Chiesa Evangelica Fontanellato, le quattro personalità nel Nuovo Testamento, quattordicesima parte, oratore Andrea Belli. Buon ascolto. Cari fratelli e sorelle, prima di iniziare volevo portare i saluti della chiesa che ho visitato domenica scorsa di Trezzano Rosa e vi salutano tutti caramente nel Signore. Vigevano, scusate, mi confondo con le assemblee. Vigevano, sì. E vi salutano tutti caramente nel Signore. E vogliamo aprire la scrittura in Genesi capitolo 19, vogliamo continuare in questa lettura, in questo umile studio che stiamo facendo intorno alla vita di Lot. E come sappiamo abbiamo preso questo personaggio come esempio della seconda tipologia di personaggi che abbiamo nella scrittura e soprattutto nel Nuovo Testamento, ovvero il credente carnale. Siamo arrivati al versetto 20 di Genesi 19, pertanto vogliamo continuare nella lettura. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, sta parlando Lot. È piccola e lascia che io fugga lì, e non è forse piccola? E così io vivrò. E quello rispose: ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Avramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore, guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura, ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo, quando egli distrusse la città della pianura e fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Per ora ci fermiamo qui nella lettura. Allora, abbiamo visto la volta scorsa come questi due angeli, questi due messaggeri celesti, che vengono inviati dal Signore a Sodoma proprio per salvare la famiglia di Lot, abbiamo notato proprio degli indizi anche importanti intorno alla carnalità di questo personaggio, di quest'uomo. Abbiamo visto come la testimonianza che Lot aveva dato a Sodoma evidentemente non fu una testimonianza efficace, per il fatto che quando Lot andò dai suoi generi, andò dalla sua famiglia diciamo un po' più allargata, per implorarli di uscire da Sodoma perché sarebbe stata distrutta, abbiamo letto che non credettero, non solo non credettero a Lot, ma addirittura pareva che loro scherzavano, che lui stava scherzando. Questo è un indizio interessante che ci fa capire come questi generi non avevano diciamo probabilmente una stima diciamo alta di Lot. Abbiamo visto come Lot era una persona autorevole a Sodoma, non era semplicemente un cittadino, ma era uno degli anziani che sedeva alle porte della città. E noi sappiamo che le porte della città era proprio quel luogo dove si radunavano coloro che dovevano prendere delle decisioni importanti per il governo di una città, per il governo di un paese. Quindi abbiamo anche notato come Lot si fosse veramente radicato lì a Sodoma, non fu un cittadino di passaggio, ma si era proprio radicato in quella pianura. Ed è stato interessante anche ricordare come quando ci sono questi due angeli che vengono ospitati da Lot, e quando arrivano i sodomiti a un certo punto com'è che lo chiamano Lot? Straniero.
Cioè, è il mondo, cioè Sodoma, che ricorda Lot che lui in realtà non faceva parte di Sodoma, eppure era una persona autorevole, era una persona che stava alle porte della città. Come fanno a dire tu non fai parte di noi? Perché era un credente. Sebbene fosse un credente carnale, lui comunque aveva fatto vedere una certa differenza tra lui e gli abitanti di Sodoma. È ovvio che Lot non era come i sodomiti, era un figliuolo di Dio lui. Però si era talmente conformato, si era talmente radicato lì a Sodoma che, come abbiamo visto, gli angeli hanno fatto fatica a tirarlo fuori da Sodoma. Per diverse volte, per almeno 2 volte, Lot dice: no, io non voglio andare. Proprio perché si era radicato. Della moglie non abbiamo una sola parola, lo vedremo poi tra poco. Però dall'atteggiamento che mostra sua moglie possiamo dedurre che lei certamente non voleva andarsene da Sodoma. E sappiamo che quando si è sposati, le decisioni bisogna prenderle in comune. È vero che il marito è il capo famiglia, però possiamo immaginarci Lot che magari voleva andare, però ha la moglie che dice: no, se vuoi vai te, ma io, qua, io me ne sto qua. E certamente iniziano ad esserci, è vero, delle inclinazioni, cominciano ad esserci dei problemi a livello anche matrimoniale, a livello di coppia. E forse Lot era influenzato, io credo quasi sicuramente, influenzato anche da sua moglie. E allora a un certo punto Lot ha un'idea. C'è una città che non è né Sodoma né Gomorra, ma è una città lì vicino, che è piccola. E allora dice, chiede proprio a questi angeli: posso andare là? Nell'uscire da Sodoma posso andare in questa città? Ed è molto bello vedere quella che è la risposta che nel versetto 21 questo angelo dà. Notate: ecco, anche questa grazia io ti concedo di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. È straordinario quello che sta dicendo l'angelo qui. Perché l'angelo dice: io non posso far niente finché tu non sia giunto là? Cioè, finché tu non esci da Sodoma, io ho le mani legate. Perché l'angelo dice così? Perché il Signore aveva fatto una promessa e l'aveva fatta ad Abramo. E l'angelo ubbidisce al Signore: Lot, io sono venuto per salvare te e la tua famiglia. Perché non ci sono 10 giusti a Sodoma, deve essere distrutta. Tu, perché la scrittura in modo affermativo ci parla di credente solo Lot, e tu sei l'unico. Allora esci tu e la tua famiglia. Ma fino a che tu starai qui a Sodoma, io non posso far niente. È qualcosa di molto, molto toccante. Nonostante Lot non si meritasse la misericordia e le compassioni di Dio, Dio mostra misericordia. Dio mostra le sue compassioni a quest'uomo che era completamente confuso, che non sapeva che cosa doveva fare. Nel libro di Esdra, capitolo 9, versetto 13, ci viene parlato della misericordia di Dio ed è scritto: ora, dopo tutto quello che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, poiché tu, nostro Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato, e hai conservato di noi un residuo come questo. E sta parlando a Esdra. La cosa è la misericordia di Dio? Se noi volessimo descriverla, la misericordia di Dio, persino nella punizione, persino nel castigo, è quando Lui ci punisce meno severamente rispetto alle colpe che noi abbiamo commesso. Per la caparbietà e per l'ostinatezza che Lot stava mostrando, anche lui meritava di essere giudicato con Sodoma. D'altro canto lo sappiamo, vero? Se noi studiamo la prima lettera ai Corinzi ci rendiamo conto che chi, ed erano credenti quelli, chi disonorava la mensa del Signore, molti erano malati e molti morivano, anche se erano credenti, Dio li giudicava per il fatto che disonoravano la mensa del Signore. Pertanto Lot, nonostante arrivano gli angeli che ti dicono: guarda che Sodoma sarà distrutta, esci, e Lot fa resistenza, per questa sua ostinatezza Dio poteva ucciderlo, poteva togliergli la vita. Invece l'angelo dice: se tu non esci, io non posso far niente.
e nel dire io non posso fare niente, è come se dicesse Dio non può fare niente. Ma come? Ma Dio non è onnipotente? Come fa Dio a non poter fare qualcosa? È molto interessante. Una cosa che Dio non potrà mai fare è quella di venire meno alle sue promesse. Ci meritiamo noi la grazia di Dio? Non ce la meritiamo, perché di grazia non è grazia. La grazia non si merita. La grazia viene donata. Nonostante noi non ci meritiamo la grazia di Dio, nonostante per le nostre debolezze, anche per quelle cadute che noi commettiamo, che ci rendono immeritevoli della misericordia e delle compassioni di Dio, Dio continua a mostrare misericordia e compassione. E quando Dio giura, quando Dio fa una promessa, egli è fedele nel mantenere la sua promessa. Non è che dice, ho fatto quella promessa ma la revoco. Potrebbe farlo, ma non lo fa. Non lo fa, perché egli è fedele nelle sue promesse. Perciò finché Lot rimane lì, visto che Dio ha stabilito, ha fatto una promessa ad Abramo, se Lot rimane lì, è come se Dio stesso avesse le mani legate. E questo veramente ci deve profondamente toccare. Nel libro di Neemia, al capitolo 9, versetto 17, è scritto: hanno rifiutato di ubbidire, non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore e hanno irrigidito i loro colli e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. Che contrapposizione! Libro di Esdra e di Neemia non sono soltanto i libri del risveglio di Israele, ma sono anche quei libri che ricordano le colpe dei padri di Israele. Allora, in Neemia è scritto: loro si sono ribellati, loro ti hanno abbandonato, hanno abbandonato la tua legge, ma tu che cosa hai fatto? Non ti sei comportato come loro. Non ti sei comportato come loro. Non li hai abbandonati. Quando è vero, noi magari qualcuno ci fa un torto e allora noi diciamo: va bene, visto che tu mi hai fatto questo torto, allora io ti restituisco il doppio, il triplo. Non ti guardo più in faccia. Dio, che cos'è che ha fatto? Tu mi hai abbandonato, ma io non ti abbandonerò. È qualcosa di straordinario questo. Quella che è la misericordia di Dio è qualcosa di impressionante. Dio non passa sopra il peccato, ma nello stesso tempo è fedele alle sue promesse. E non ha abbandonato Israele e non abbandonerà Israele. Anche se meritava Israele di essere tolto, eliminato dalla faccia della terra, di essere sterminato, meritava quello. Israele meritava il giudizio di Dio. Ma Dio, come è scritto nel libro di Geremia, lo ha castigato in modo moderato, moderatamente. Deve essere castigato, perché Dio è giusto e Dio non dà un colpo di spugna al peccato, vero? Devi essere castigato, ma non come meriti, perché meriteresti la distruzione. E allora io ti castigo, ma moderatamente. E allora il salmista può dire: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. La contrapposizione: come i cieli sono alti al di sopra della terra. Questa espressione, è vero, lo abbiamo nel libro di Isaia per parlarci dei pensieri di Dio che sono diversi dai nostri. Allora, quanto sono alti i cieli, tanto è alto il pensiero di Dio che tu non lo puoi capire, non lo puoi comprendere. Non possiamo capire tutto della scrittura, tutto della parola. Non possiamo, perché è il pensiero di Dio che noi abbiamo scritto qua. Quello che noi siamo chiamati è ubbidire a questo pensiero, è ubbidire alla sua volontà. Pertanto, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la tua bontà. Cioè, qualcosa che non si può misurare. Vi ricordate nel capitolo 3 dell'Epistola agli Efesini? Ci viene parlato dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Eppure, siamo chiamati ad abbracciare con tutti i santi la larghezza, l'altezza, la profondità, la lunghezza, le quattro dimensioni dell'amore di Cristo. Ed è qualcosa di veramente straordinario e toccante. Poi, in questi brani, in questo testo che abbiamo letto, che cosa vediamo anche? La provvidenza di Dio che preserva. La provvidenza di Dio che preserva colui o colei che ha posto fede
nel Signore. E lo vediamo sempre, vero, in questa frase dell'angelo: affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. Cioè, quindi Dio manifesta la sua provvidenza nel preservare la vita non solo di Lot, ma anche della sua famiglia, della moglie e delle sue due figlie. E poi vedremo cosa queste due figlie escogiteranno. Si meritavano anche loro la grazia di Dio? No, non se la meritavano. Però Dio voleva preservare la famiglia di Lot. In Deuteronomio 6, versetti 24 e 25 è scritto: il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il Signore, il nostro Dio, affinché venisse a noi del bene sempre ed egli ci conservasse in vita come ha fatto finora. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore, il nostro Dio, come egli ci ha ordinato. Popolo di Israele. E la provvidenza di Dio la vediamo proprio nella storia di Israele nel deserto. Per 40 anni vagò nel deserto, quando per arrivare alla meta era sufficiente una settimana. Se noi avessimo una cartina lo scopriremmo. Se facevano una stradina, in una settimana arrivavano là al Sinai. Invece hanno dovuto fare 40 anni. 40 anni, girare, vagare. Cioè arrivare a Canaan, scusate. Per 40 anni. E questo è proprio frutto della ribellione di diversi ebrei che non credevano alle promesse del Signore. Ma nonostante questo, l'obiettivo, lo scopo di Dio, come è scritto in Deuteronomio 6, era quello di conservare in vita il suo popolo. Certo, molti caddero a motivo del loro peccato, però Dio si curò come un padre amoroso di Israele, come se fosse suo figlio. E anzi, Israele è visto nell'Antico Testamento come il figlio primogenito di Dio, cioè la prima nazione. Eppure sappiamo che non è la prima nazione nata Israele, prima di Israele ce n'erano tante altre, però per il Signore è il figlio primogenito. E a un certo punto, sempre nel Deuteronomio, è scritto: i tuoi vestiti non si sono logorati addosso a te, i tuoi calzari non si sono rovinati, perché io ho provveduto ad ogni tua necessità. Ecco la provvidenza di Dio che preserva, che ci conserva in vita. E allora in Deuteronomio sempre 6 che cos'è che è scritto? Questa sarà la nostra giustizia, cioè l'aver cura di mettere in pratica la volontà di Dio. La risposta che noi possiamo dare alla misericordia di Dio e alla sua provvidenza è quello di ubbidire a quelli che sono i suoi comandamenti, è quello di ubbidire alla sua parola, alla sua volontà. Il salmista dirà: amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Preserva, cura, si prende cura dei fedeli. Cioè coloro che mostrano fede, che hanno timore di Lui. Ma chi invece agisce con orgoglio, chi agisce con superbia, e lo vedremo nell'atteggiamento particolare della moglie di Lot, che cos'è che è scritto? Dio lo giudicherà. Perché Dio resiste ai superbi. Dio è contro i superbi, ci ricorda l'apostolo Giacomo, ma fa grazia agli umili. Ecco quindi la provvidenza di Dio, l'amore del Signore che si manifesta nei confronti però di coloro che hanno i loro occhi fissi sul Signore Gesù. Anche nel Salmo 37 leggiamo: poiché il Signore ama la giustizia, non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in eterno, ma la discendenza degli empi sarà sterminata. Il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. In un tempo veramente di estrema difficoltà come quello che vediamo oggi, è importante ricordarci di queste promesse. Dio non abbandona i suoi santi. Dio non abbandona coloro che mostrano timore nei suoi confronti, ma la discendenza degli empi, coloro che ostinatamente vogliono, vivono del peccato senza tener conto degli avvertimenti di Dio, saranno giudicati, come sarà giudicata Sodoma, come sarà giudicata Gomorra, come saranno giudicati tutti coloro che, nonostante i tanti avvertimenti, hanno rifiutato il Vangelo della grazia di Dio.
Proverbi 2, 7 e 8. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Guardate quante promesse del Signore noi abbiamo in relazione ai fedeli, che sono coloro che hanno fiducia, letteralmente, sono coloro che mostrano fiducia in qualcosa o in qualcuno. E allora il Signore, nei confronti di coloro che tengono gli occhi fissi su di Lui, ci sono delle promesse straordinarie. I tuoi sentieri, è scritto nel libro dei Proverbi, saranno preservati, saranno custoditi, saranno protetti, perché sono le mie vie. È vero che Dio non abbandona, ma è importante anche un altro concetto, che se io il Signore lo troverò sempre quando seguo i sentieri che Lui mi indica. Ma se io seguo i sentieri che voglio io, Dio non ci sarà. Mi guarderò intorno, mi ricordo sempre l'atteggiamento che avevo segnato a suo tempo quando avevo guardato i piccoli fanciulli in un supermercato, un bambino di circa 6-7 anni che non trovava più il papà e si mette a piangere a dirotto. Ecco l'atteggiamento del fanciullo. Dov'è papà? Dov'è mamma? Dove sono? Completamente solo. Poi il suo padre era a 20 metri di distanza, però non lo trovava. E questo bambino che si mette a piangere. Ecco cosa succede quando noi imbocchiamo strade che Dio non vuole. Ci guardiamo intorno e non c'è nessuno. Perché Dio non c'è nella strada del peccato. Sui sentieri del peccato Dio non c'è. Dio è nei suoi sentieri. Nei sentieri della giustizia. Nei sentieri del timore. Nei sentieri del suo amore. Lì noi troviamo il Signore. Ecco perché noi abbiamo tutte queste promesse in relazione ai fedeli, cioè a coloro che sono caratterizzati del timore di Dio. E allora noi potremmo chiederci, ma allora Lot, dov'era questa fede, dov'era questa fiducia, dov'era questo timore nei confronti di Dio? Lo vedremo, quando vedremo Seconda Pietro 2, che cosa animava lo spirito di Lot. Ecco perché era un credente, che lo distingueva da tutti gli altri. Però quello sarà l'ultimo punto che noi vedremo. In 2 Timoteo 4, versetto 18, è scritto: il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia. L'Apostolo Paolo, che deve dire, possiamo dire in conclusione, nella conclusione della sua vita, il Signore mi libererà. Era consapevole di questo, eppure lui era in prigione, era incatenato a un soldato romano. Perché vedete, gli arresti domiciliari di allora non sono gli arresti domiciliari di oggi, eh? C'erano anche allora gli arresti domiciliari. Però com'è che veniva fatto l'arresto domiciliare di 2000 anni fa? C'era un soldato romano che era incatenato al prigioniero 24 ore su 24. Dove andava il prigioniero andava il soldato. Ed è molto interessante quello che dice l'Apostolo Paolo nelle Epistole Filippesi, quando egli dirà: io ho predicato anche a quelli della casa di Cesare. Possiamo immaginarci questo soldato, perché lì Paolo era in un carcere, ma diciamo diverso, era, possiamo dire, in una casa carcere, e questo soldato che doveva sorbirsi per 24 ore la testimonianza dell'Apostolo. Perché Paolo non stava zitto, eh? Ci sei tu adesso? E allora predico il Vangelo a te. Poi cambiavano lo soldato, ne arrivava un altro e Paolo predicava anche a quel soldato. Qualcosa di molto molto prezioso. Ebbene, nonostante Paolo vivesse in una situazione di estrema difficoltà, dice: lui mi libererà da ogni azione malvagia. Guardate la fiducia veramente incondizionata che Paolo mostrava nei confronti del Signore. E poi ci viene parlato nel testo che abbiamo visto di questa città di nome Soar, che vuol dire piccola, che era vicino a Sodoma e Gomorra. Notate, attraverso la richiesta di Lot, Dio risparmia questa città. Non sappiamo, non c'è scritto, se anche Soar doveva essere giudicata dal Signore. Si parla esclusivamente di Sodoma e Gomorra, non si parla di altre città. Però attraverso questa richiesta di Lot, sicuramente la città di Soar viene risparmiata dal giudizio. Perché? Perché a Soar c'è Lot. Ed essendoci Lot, Soar non può essere toccata. Anche qui vediamo veramente la sensibilità del Signore. Io sono convinto, fratelli e sorelle,
che anche in un ambiente pagano, possiamo parlare ad esempio dell'ambiente del lavoro, ad esempio, se vi sono dei credenti che lavorano in un ambiente del lavoro, Dio può benedire quell'ambiente per il fatto che ci sono dei credenti. E in automatico anche i non credenti vengono benedetti, perché ci sono i cristiani, perché ci sono i suoi figli. Ci sono tante situazioni, tanti esempi che noi potremmo fare. Qui questa città viene risparmiata perché c'è Lot. Una città piccola, una città che noi potremmo definire insignificante, che viene citata anche in altre situazioni, in altre circostanze, però dice proprio il testo, perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Ora che Lot è uscito finalmente con la sua famiglia da Sodoma e Gomorra, Dio può giudicare queste città. Ora Dio è libero di dare sfogo alla sua ira. E il giudizio, come noi abbiamo visto la volta scorsa, di Sodoma e Gomorra è l'esempio eclatante che Dio giudica gli empi. Perché il giudizio su Sodoma e Gomorra c'è stato nella storia. E quella è una dimostrazione del fatto che quando Dio parla, quando Dio avverte, mantiene sempre quello che egli dice. È interessante anche una parola chiave che noi abbiamo là, quando gli angeli dicono appunto a Lot, rifugiati là. È interessante, nella legge c'erano delle città che erano chiamate città di rifugio. A cosa servivano queste città di rifugio? Ce n'erano, mi pare, sei. Se io, ad esempio, litigavo con un mio simile, con un ebreo o con uno straniero, e lo spingevo e lui cadeva a terra e moriva, si chiama omicidio involontario, allora io potevo usufruire di quelle città di rifugio in modo tale che i familiari della vittima non venivano a cercarmi per uccidermi. Attenzione, se loro mi avessero trovato al di fuori delle città di rifugio per uccidermi, non erano perseguibili a livello penale, usando un termine forense. Se io uscivo dalla città di rifugio, io potevo essere colpito in qualunque modo, ma fino a che io rimanevo nella città di rifugio, allora nessuno poteva toccarmi. Attenzione, non l'omicidio volontario, eh? L'omicidio volontario era condannato con la pena di morte e non c'era città di rifugio che reggesse. L'omicidio involontario. Se io colpivo una persona, ma non con l'intento di ucciderlo, e quella persona moriva. E ci sono proprio queste città di rifugio che avevano questa funzione. Ma quando noi parliamo di rifugio, certamente i salmisti ci orientano su una sola persona, che è il Signore. Nel Salmo 46 è scritto: il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Il Signore è visto nell'Antico Testamento come una città fortificata che nessuno può espugnare. Crediamolo, fratelli e sorelle, che il nostro rifugio è il Signore. E fino a che quando noi dimoriamo in Lui, anche quando viviamo delle situazioni difficili, queste situazioni difficili non potranno toccarci, perché Lui è il nostro rifugio. Persino in un libro che parla di giudizio, come il libro di Naum, il giudizio contro la città di Ninive, è scritto: il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. È un rifugio nel giorno dell'angoscia, nel giorno del pianto, nel giorno della tristezza, quando arrivano le vicissitudini, le circostanze difficili. Lui è sempre pronto a dare consolazione, è sempre pronto a lenire quelle che sono quelle ferite anche morali, spirituali che noi possiamo avere nel nostro interno. Conosce quelli che confidano in Lui. Stabilisce una relazione di intimità, una relazione praticamente familiare con coloro che temono il suo nome. Quanto è bello quelle parole, quanto sono belle quelle parole che Dio dice a Mosè. Quando ad un certo punto dice: io ti conosco personalmente, io so chi tu sei. Questa è possiamo dire, la posizione di ogni figliuolo di Dio. Il Signore ci conosce personalmente, ma nei confronti degli empi, come a suo tempo abbiamo visto in Matteo 7, che cos'è che il Signore dice? Io non vi conosco, io non ho stabilito nessuna relazione di intimità con voi.
Andando avanti, nel versetto 25 leggiamo: egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Della moglie di Lot ci viene parlato solo in questo versetto, se noi prendiamo Genesi 19, si parla di un atteggiamento che ha avuto. Di questa moglie non ci vengono registrati discorsi, non ci vengono registrate parole, ci sono dei personaggi, vero, dove agiscono ma non parlano, dove la scrittura non dice assolutamente niente. Vi ricordate ad esempio la peccatrice che va a casa di Simone il fariseo e mostra adorazione nei confronti del Signore Gesù? Non trovate una parola di quella donna, non ne trovate una, ma che cos'è che parla? Le sue azioni. Allora lei trasmette un messaggio straordinario ai credenti del giorno d'oggi senza neanche dire una parola, mostrando solo atteggiamenti di adorazione. Quale differenza con la moglie di Lot? Anche lei agisce e sembra avere qualcosa di insignificante. Questa moglie, questa donna non è che uccide qualcuno, non è che, non so, calunnia, fa maldicenza, commette qualcosa che noi potremmo dire iniquo, si volge soltanto indietro. E beh, che cos'è che ha fatto di male? Beh, innanzitutto disubbidisce un ordine di Dio, perché non bisognava volgersi indietro quando si usciva da Sodoma e Gomorra. Ma non è soltanto questo. Questa moglie venne colpita, questa donna venne colpita, perché il suo sguardo fu uno sguardo di nostalgia verso Sodoma. Cioè, la moglie di Lot non era convinta nell'uscire da Sodoma. È uscita obbligata, ma lei in realtà voleva stare là. E lo dimostra questo sguardo, potremmo dire, di cupidigia nei confronti di quelle ricchezze che stava perdendo e che aveva perso, perché Dio stava giudicando Sodoma, stava giudicando anche i beni, le ricchezze di Lot. Tutto venne distrutto, non rimase in vita niente, animali, bestiame, uomini, donne, anche bambini, niente rimase in vita di Sodoma e Gomorra. E questa moglie che si gira, sente i rimbombi, sente i rumori del giudizio del Signore e si volge indietro. Fratelli e sorelle, chiediamoci se qualche volta anche noi ci siamo volti indietro come la moglie di Lot. Se anche noi, dopo esserci convertiti al Signore, abbiamo rimpianto delle cose, dei piaceri che prima avevamo e che ora non abbiamo più perché siamo dei credenti. Perché siamo dei figliuoli di Dio. Vedete, Dio legge nei nostri cuori, Dio legge nella nostra mente. L'Apostolo Paolo dirà e ci ricorda che noi siamo chiamati a guardare al nostro passato solo per ringraziare Dio per la posizione che abbiamo noi oggi. Cioè per dire: grazie Signore perché mi hai liberato da quel pantano, mi hai liberato dal mio passato per farmi iniziare una nuova vita con te, perché sono una nuova creatura, come dirà Seconda Corinzi, come è scritto in Seconda Corinzi. Però questa moglie si gira indietro non perché stava ringraziando Dio dicendo: Signore, ti ringrazio che mi hai liberato da Sodoma. No, il pensiero di questa donna era molto diverso. Mamma mia, quante ricchezze sto perdendo. Ero in una posizione privilegiata, ero una donna rispettata, mio marito era rispettato alle porte della città, e adesso che cosa ne sarà di me? Possiamo quasi entrare nella mente di questa donna. E immediatamente Dio giudica: adesso basta, adesso basta. Se noi andiamo indietro e vediamo tutto il capitolo 19, ci rendiamo conto di quanto Dio è stato buono, non solo con Lot, ma con la sua famiglia. E anche con la famiglia larga. E Dio ha concesso a Lot di andare dai suoi generi, di dire: uscite da Sodoma. Dio poteva non dare questa possibilità, invece l'ha data. Quanti avvertimenti, ha avuto pazienza, ma adesso basta. Ecco perché questa donna viene giudicata immediatamente, viene giudicata al momento giusto, perché è Dio che stabilisce
il tempo del giudizio. C'è un tempo per avvertire e c'è un tempo per giudicare. E i tempi sono nelle mani del Signore. È molto interessante proprio questa, perché è l'unico giudizio che noi abbiamo nella scrittura, così potremmo dire apparentemente strano. Questa donna divenne una statua di sale. Mi ricordo di aver visto un documentario un po' di tempo fa, non su un canale, diciamo, cristiano, ma un canale pagano, cioè nel senso era un documentario. Si parlava proprio di Genesi 19 e hanno ipotizzato, proprio nel vedere, nel leggere questo brano, come fosse sopraggiunta in quella circostanza una mescolanza tale tra zolfo, fuoco e altri elementi che nel momento in cui colpivano una persona diveniva veramente come una statua di sale. Perciò hanno confermato, potremmo dire, l'esattezza del racconto biblico. Ora, a noi personalmente non importa le dinamiche di cosa avvenne veramente, sta di fatto che Dio giudicò immediatamente quella donna. Immediatamente. No, al tempo giusto. Anche di Anania e Saffira, vi ricordate, in Atti capitolo 5? Noi potremmo dire, Dio giudicò immediatamente Anania e Saffira. No, Dio li giudicò al momento giusto. Perché Anania e Saffira ebbero tutto il tempo per ravvedersi del loro peccato. E badate bene, Anania e Saffira erano due credenti. Della moglie di Lot non mi pronuncio, non lo sappiamo, ma di Anania e Saffira erano due credenti. E per il fatto che avevano mentito, per il fatto che il loro cuore era pieno di ipocrisia, Dio li giudicò al momento giusto. Abbiamo parlato prima della misericordia di Dio, delle sue compassioni, è vero, ma con il Signore non si deve scherzare. La moglie di Lot scherzò col Signore e questa fu la sua triste fine. Dal versetto 27 in avanti ritorna nuovamente Abramo ed è scritto: Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore, guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura, ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo quando egli distrusse la città della pianura e fece scampare Lot al disastro mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Allora Abramo vede con i suoi occhi il giudizio di Dio su Sodoma e Gomorra e vede proprio questo scenario di questo fumo che sale come in una fornace. A parte una sola volta, il fumo nella scrittura è sempre in connessione al giudizio di Dio. A parte una volta sola, a parte un verso. Tutti gli altri versi, se voi prendete una chiave biblica qualunque, una concordanza, e cercate la parola fumo, guardate i versetti e sono tutti in relazione al giudizio di Dio. Ad esempio si parla del fumo delle sue narici, delle narici del Signore, quando egli è adirato, quando egli è pronto a giudicare. E Abramo, nel vedere con i suoi occhi quello scenario, che cosa ha potuto pensare? Alla fedeltà di Dio. Dio è fedele, quando parla, adempie. Quando promette, adempie. Quando avverte, adempie. Perché Dio è fedele alla sua parola. Non soltanto. Abramo può ringraziare Dio perché Dio ha salvato Lot. Perché Dio è stato fedele a quella promessa che aveva fatto direttamente a lui. Per concludere, continuiamo dal versetto 30, non finiremo comunque. È scritto: Lot salì da Soar per andare ad abitare sul monte insieme con le sue due figlie, perché temeva di stare in Soar, e si stabilì in una caverna, egli con le sue due figlie. La maggiore disse alla minore: Nostro padre è vecchio, e non c'è più nessuno sulla terra per mettersi con noi come si usa in tutta la terra. Vieni, diamo da bere del vino a nostro padre, e corichiamoci con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre. Quella stessa notte diedero da bere del vino al loro padre, la maggiore entrò e si coricò con suo padre, ed egli non si accorse quando lei si coricò, né quando si alzò.
Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: ecco, la notte è passata, io mi sono coricata con mio padre, diamogli da bere del vino anche questa notte, e tu entra, coricati con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre. E anche quella notte diedero da bere del vino al loro padre, e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò, né quando si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore, notate le nazioni che escono dal grembo di queste figlie, la maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questo è il padre dei Moabiti che esistono fino al giorno d'oggi. Anche la minore partorì un figlio che chiamò Ben-Ammi. Questo è il padre degli Ammoniti che esistono fino al giorno d'oggi. Una storia tragica. E ci rendiamo conto di chi erano queste due figlie. Pensate che idea hanno. Che pensiero hanno. Lot, potremmo dire veramente dalle stelle alle stalle, dalla persona autorevole che era, dalla persona ricca che era, benestante, ci ricordiamo in Genesi 13, anche Lot aveva dei grandi armenti, grandi bestiame, tanto che il bestiame di Lot e il bestiame di Abramo non potevano stare insieme perché riempivano il paese, era una persona molto ricca. Ora Lot con cosa si ritrova? Dove deve vivere Lot? In una caverna. In una caverna. Proprio vero, eh? Dio abbassa, Dio innalza. Dio innalza coloro che temono il suo nome, ma abbassa coloro che vanno contro di lui. Lot non ha più niente. Sodoma è stata distrutta. Deve vivere in una caverna. Addirittura è spaventato proprio di quella piccola città che lui aveva indicato agli angeli, cioè Soa. È spaventato anche lì. E allora è costretto a vivere in una caverna. E poi abbiamo questa richiesta pazza, folle, di queste due figlie. Senza scrupolo e andando contro ad ogni principio morale, spirituale e divino, commettono incesto con loro padre. Prima la maggiore, la primogenita, e poi la minore. La volta prossima vedremo quello che la scrittura dice sui Moabiti e sugli Ammoniti, che sono i due figli che nascono dalla figlia maggiore e dalla figlia minore. La scrittura non ci dice i nomi di queste due donne, ma sicuramente sono un esempio tragico, un esempio triste, un modello triste che ci viene presentato. Lot è completamente in balia delle sue figlie. Lot non ha più la capacità di gestire la famiglia, non ha più la moglie è morta, e lui come padre non riesce più a gestire queste due figlie. Sono loro che prendono in mano la situazione, e sono loro che girano loro padre, potremmo dire, come se fosse una marionetta, come se fosse un burattino. Qualcosa di molto molto triste. Quale sarà la conseguenza? Due acerrimi nemici, il cui desiderio sarà sempre quello di eliminare Israele, i Moabiti e gli Ammoniti. E vedremo che cosa Dio dirà di queste due nazioni. Fratelli e sorelle, alcune discendenze di Moabiti e Ammoniti ci sono ancora oggi e sono contro chi? Israele. Le conseguenze del peccato che si rispecchiano nel 2015 a distanza di millenni. Le conseguenze del peccato. Fratelli e sorelle, che veramente possiamo tenere conto degli avvertimenti che ci dà il Signore. Quando Dio parla, non parla vanvera, non parla perché vuole parlare, ma è per il nostro bene, perché ci ama e perché non vuole, come qualsiasi padre e madre, non vuole che i suoi figli passino per delle situazioni che poi dovranno pentirsene. E Lot, quante volte avrà pensato nella sua testa: che cosa ho fatto a scegliere la pianura di Sodoma e Gomorra? Che cosa ho fatto? Lo vedremo, se Dio vuole, la prossima volta, sarà l'ultimo incontro che avremo per quanto riguarda Lot, ma voi vi incoraggio in questo,
Vi incoraggio a studiare la vita di quest'uomo, a riflettere su Lot, a riflettere sulla sua famiglia e a farsi anche delle domande personali. In certe cose siamo come Lot? Siamo come Lot, superficiali, che prendono delle scelte affrettate. Oppure siamo come Abramo, siamo come Mosè, siamo come Giosuè, siamo come i profeti. Domandiamoci, facciamoci delle domande, fratelli e sorelle, è importante. Perché il Signore vuole parlare al nostro cuore e alla nostra mente. Che solo al Signore vada la gloria. Amen. Amen. Grazie per il vostro ascolto. Se volete avere ulteriori informazioni potete scrivere all'indirizzo mail andrea20077@gmail.com oppure seguire il canale YouTube Andrea Belli75. Che Dio vi benedica.